Succede tutto e il contrario di tutto tra Cesena e Triestina. I bianconeri iniziano alla grande, trovando il vantaggio già al settimo, con quello che sarà indiscutibilmente l'MVP dell'incontro, Giacomo Zecca. Destro secco sull'assist di Capellini e Matosevic va subito KO, una rete che mette la sfida dell'Orogel Stadium in discesa. Borello libera il sinistro dalla sua mattonella, ma questa volta Matosevic c'è. Poi il portiere balcanico sale letteralmente in cattedra per disinnescare con l'aiuto della traversa il colpo di testa ravvicinato di Brignani. Il monologo bianconero prosegue anche nella ripresa. Ricci coglie il palo esterno sul corner di Borello e Malomo è costretto al fallo terminale per fermare Zecca lanciato in contropiede. Inevitabile l'espulsione per lui. Il Cesena capitalizza al 66esimo. Lancio illuminante del solito Zecca per Borello che non dà scampo a Matosevic con una bordata sotto la traversa. Cesena avanti 2-0 e Triestina ridotta in 10. Finita qui? Manco per sogno, perché arrivano i classici due minuti di blackout, quelli che passano tra la zampata vincente di Giorico sulla battuta di Beccaro e la rete di rapina dell'ex di turno e il diablo Granoce che sotto misura non perdona agli arti. Ecco allora spuntare all'orizzonte l'angelo custode Zecca. La sterzata del numero 20 ipnotizza Kodromaz. Sarau dal dischetto non fallisce ed è 3-2. Nel finale c'è ancora tempo per l'inutile fallaccio di Valencia su Paulinho. Arriva il rosso anche per il colombiano, ma soprattutto arrivano i tre punti per il Cesena, che sale così a quota 6 in classifica.